si parte, vi ricordo che siamo nel gruppo B, quello con appunto Corver Selection e Krasnodar, ma anche Manchester United e Malaga. Sembrano le maglie del Manchester United, in realtà sono quelle della Corver Selection. Il Manchester lo vedremo più tardi, anche se lo sponsor è il taglio della maglia, ricordano quelle dei Red Devils. Il Manchester United in realtà, perché la Corver Selection giocherà invece con il Malaga l'ultima partita del gruppo B, e quindi allora abbiamo Manchester United, formazione del Manchester. Infatti sembrava la maglia del Manchester, era la maglia del Manchester. Allora Campbell, Nehal, Jones, Molarti, Missin, McAllister, Berry, Weatherly, Graham, Leather Williams e Beadle e Fitzgerald per il Manchester United. Subito messo giù il numero 10 del Krasnodar, Birukov. Si tratta di calcio di punizione. Krasnodar, la squadra russa che ha ottenuto grandi risultati a livello professionistico la scorsa stagione, è una squadra di grande ascesa nel calcio russo, che secondo le ambizioni del presidente vuole arrivare anche a fare bene a livello europeo, non solo russo, nei prossimi anni. Adesso c'è un altro fallo abbastanza netto commesso sul numero 65, Pavel Golubkiov. Partito forte Krasnodar, squadra molto interessante. Lo stesso Golubkiov e anche il numero 10 Birukov su questo pallone. Attenzione al primo calcio di punizione. Va Birukov, anzi no, Golubkiov, alla fine ferma tutto il Manchester United con il numero 6 McAllister. Pallone dentro, poi ancora la respinta, McAllister che torna su questo pallone con un colpo di tacco, riesce a evitare, eludere il tentativo di pressing da parte di Pashmashny. Adesso la rimessa laterale per il numero 15 Mikadze. Birukov cambia gioco e apre molto bene l'azione sulla destra, dove c'è Rudenko, dentro per il numero 65 Golubkiov. Più piccolino di tutti Golubkiov, che però mi sembra abbia una certa personalità perché è già entrato in tutte le azioni della sua squadra. Il rilancio di Campbell, adesso interviene però Cherkashin. Buono l'intervento di Adam Berry in profondità a cercare il numero 9 Leo Graham. Ancora Berry, forse commettendo fallo, ecco, dello stesso avviso anche l'arbitro. Tanto sentite applausi per i giocatori della Lazio che stanno abbandonando il campo, saranno i prossimi a scendere in campo con la maglia gialla. Siamo in Italia e quindi la Lazio, la squadra più supportata dagli spalti. Prova a girare Graham, ma il pallone è in rimessa laterale per lo United con il numero 11 Mezekian Beadle verso Adam Berry. Buono il dribbling, se ne va in profondità. Ancora Berry, dentro il pallone per Graham. Graham col sinistro, il pallone sul palo e poi in qualche modo si salva il Krasnodar. Bravissimo Berry, che ha dato via un paio di giocatori e ha dato una palla davvero invitante a Graham. Anche il Manchester a livello giovanile non ha nulla da imparare o da invidiare all'Ajax, che abbiamo visto poco fa vincere 3-1 su Lugano. Manchester che peraltro ha nella sua filosofia lanciare in continuazione giovani dal vivaio, quest'anno per esempio Rashford che è già finito in nazionale dopo pochi mesi, ma insomma una squadra che in passato ne ha sfornati davvero tanti e non stiamo neanche a ricordarli, Beckham, Giggs, Keane. Pallone recuperato proprio dall'Ajax con Beadle che prova ad andare in profondità, dove è molto bravo ancora una volta Berry. Prova a tentare a trovare lo spazio per mettere questo pallone al centro proprio per Beadle, che non controlla bene. Allora attenzione alla ripartenza del Krasnodar con Birukov che allarga il gioco, dove prova ad arrivare Golubkiov, fermato però da Beadle che cerca Graham. Pallone buono ancora per lo United, il dribbling di Weatherly. Attenzione Graham, palla dentro e cerca l'intervento Berry e va 1-0. Adam Berry, avanti lo United. Berry biondo, maglia numero 7, tutto destro con la maglia del Manchester, insomma sono eredità importanti per un giocatore che veste ci una maglia scorsa, non banale, esatto. Anche.
Una maglia non banale, quella numero 7 per i Red Devils. Assomigliava più al rossiccio di Scholes più che al biondo di Beckham, ma comunque, insomma, forse uno o l'altro andrebbe bene comunque. Sicuramente il Manchester United è una delle poche squadre al mondo in cui la maglia numero 7 è più importante della 10, anche a questi livelli. E insomma, la prima azione, la seconda azione in realtà dopo il palo di Graham, lo United è in vantaggio. Adesso è Beadle per la rimessa laterale verso stesso Barry, che viene fermato, però attenzione allora al tentativo del numero 9 Pasmashni con la parata a terra di Harry Campbell, l'altissimo Ethan Weatherly. C'è però l'intervento da parte di Birukov, ferma tutto lo United, ancora Weatherly. Tiene palla il numero 8, c'è Graham, lo vede ma poteva servire più facilmente Barry. Ha sbagliato nella scelta, nella decisione finale Weatherly. Buono l'anticipo da parte del numero 18 del Krasnodar, Glovatsky. Ma la rimessa è per McAllister. Mi sento di poter dire che se prima Konadu ci ha impressionato per fisicità e potenza, qui Barry sembra davvero un giocatore di eleganza superiore alla media, di qualità tecniche assolutamente notevoli per un 2006. Attenzione, Graham, area di rigore, Graham! Il pallone per Barry sulla linea di porta, non riesce a segnare ancora Barry, ma il gioco era fermo. Ecco, qui magari ha un po' ecceduto Barry perché è rimasto fermo a 20 centimetri nella di porta, cosa che tra qualche anno potrà far imbestialire i suoi allenatori, però insomma, a questa età si perdona tutto. Glovatsky va di nuovo indietro dal portiere. Campbell riesce a servire. Attenzione perché qua è bravissimo a intervenire con il numero 19 Kurowski. Qui ha commesso, però ha commesso fallo, insomma, è andato in scivolata con una certa energia sull'avversario, giusto il fallo. Ancora Kurowski ha la possibilità davanti al portiere, bruttissimo l'aggancio e poi va a commettere fallo. Secondo fallo su in 30 secondi, non sarà amatissimo dagli avversari questo numero 19 del Krasnodar, che anche fisicamente sembra davvero già formato, già sviluppato, forse evidentemente fa valere la sua superiorità fisica non in modo magari correttissimo in questi minuti iniziali. Anche perché avrebbe avuto una grande chance tra l'altro. Adesso McAllister, il pallone avanti, attenzione al tentativo da parte di Weatherly, che poi dà un cenno di assenso al compagno per il lancio in profondità. I giocatori di United cercano sempre, spesso la finezza, il dribbling in bello stile, insomma un gioco piacevole come del resto è sempre stato quello dei grandi. Anche qui è evidente comunque l'eredità che cerca di essere tramandata di squadra in squadra, di categoria in categoria. Ancora una bellissima azione, Weatherly per Barry che con la suola se ne va. Ancora il numero 7 Barry. Barry, ancora Barry, viene fermato all'ultimo, non c'è fallo secondo l'arbitro. E allora riparte il Krasnodar con Golubkiov, ancora lui rimane in possesso, poi però c'è McAllister a liberare. Ora Glovatsky per numero 19, Koruski. Golubkiov viene fermato dall'altissimo Weatherly. Pallone per il 57 Cherashkin, qui va in pressione su di lui numero 11 Beadle, che mette il pallone in calcio d'angolo. Questa partita sembra più equilibrata della precedente, anche se poi in realtà il Lugano si è difeso con grande onore e ordine fino alla fine, però qui davvero sembrano due squadre equivalenti. Il Manchester United che fisicamente sembra avere qualcosa di più, ma il Krasnodar ha comunque individualità interessanti. Attenzione per esempio a questo 65 che, nonostante la statura inferiore ai suoi compagni, sembra davvero il leader tecnico del Krasnodar.
Kolubkiov va dentro con questo pallone, attenzione perché ha provato il gol pazzesco Birukov. C'è stata la parata però da parte di Harry Campbell, bravissimo a chiudere il suo palo, bellissima la rovesciata da parte di Golubkiov, di Birukov, chiedo scusa. Adesso lotta su questo pallone il Krasnodar, alla fine alla meglio Berry. Krasnodar che prova a prendere fiducia, il pallone sulla destra, c'è Rashkin, ancora Berry addirittura nella propria area di rigore ad allontanare. Qui va a lottare Leo Graham sul pallone, Graham ancora in pressione, Berry in anticipo, gioca tutto di suola Berry, va con il dribbling. Dentro per Graham che non ci crede, allora lascia sfilare senza problemi Cerashkin per l'uscita del portiere, maglia numero 16, Barovski. Beh, comunque Berry mostra a 10 anni un campionario tecnico assolutamente non comune. Anche questo lancio eseguito al di là della misura un po' troppo lunga, ma anche il gesto, proprio la coordinazione del corpo davvero degna di nota. C'è sicuramente ancora un po' da lavorare sulla tecnica delle rimesse laterali. Graham riesce a prolungare il pallone ma non si inserisce nessuno, allora Barovski rilancia bene su numero 65 Golubkiov. Un bel venticello fresco che farà piacere anche ai giocatori in campo. Ieri era stata una giornata umidissima a Caorle, oggi sembra essere un po' meglio. Vediamo il Krasnodar. Birukov che prima ha provato una gran rovesciata, adesso cerca di andare via a Jones, ma viene fermato. Allora la rimessa laterale per il numero 18 Glovatsky, accanto a sé Kurovski. Ci mettono un po' i giocatori del Krasnodar. Eccolo qui, numero 18, Maxim Glovatsky. Ancora un tentativo di rovesciata. Diciamo che ha le caratteristiche del piniglia russo, il numero 10 Birukov, le prova tutte, sì, sempre rovesciando. Di sicuramente non manca la personalità ai giocatori russi, questo è una dote, diciamo, che magari la nazionale russa in questi giorni, che ha deluso molto l'europeo, ha un po' difettato, però devo dire che da bambini promettono bene i giocatori del Krasnodar da questo punto di vista. Adesso è Berry in possesso palla, prova ad andare lui, sbaglia però il dribbling e allora recupera il Krasnodar. Attenzione al tentativo, i giocatori russi con il pallone che non può arrivare a Kurovski. Buono l'intervento di Cerashkin, ancora il numero 57, vince un rimpallo Cerashkin, alla fine allontana lo United. Poi Birukov, pallone largo, Kurovski, Birukov, Glovatsky. Tanto i rumori e gli applausi che avete sentito sono per i giocatori della Lazio che scenderanno in campo a seguire, che stanno adesso iniziando il riscaldamento sul campo adiacente. E c'è calcio d'angolo per il Krasnodar. Una serie di cambi intanto prima di battere questo corner. La partita rimane incerta, rimane aperta, squadre che hanno qualità per fare il secondo gol oppure pareggiare. Attenzione, ancora lui, Golubkiov, e qui c'è fallo. Poi il Verratti della situazione, anche dal punto di vista fisico, fatti Giovinco, dovuti il Giovinco, meglio ancora, dovuti paragoni, però grande personalità. La tira tutte, lui le punizioni soprattutto, non ci sono neanche i compagni vicini alla palla, cioè non c'è da discutere, le tira lui e basta. E le tira bene. La traversa, il pallone fuori e poi incredibile l'errore da parte di Prasmashny che davanti alla porta non riesce a girare in gol. Beh, rivediamo come la calciata col sinistro qui.
quella che ha colpito in pieno la traversa. E rimane in campo, lo vediamo anche da questo replay. Qui sballa l'errore, la svirgolata di Pasmashi. Vicino all'1-1 il Krasnodar, attenzione, ancora lui, Golubkiov. Guardate com'è nettamente più basso rispetto agli altri. Sì, poi adesso si è andato a incrociare con Whiteley, che è nettamente più alta, quindi sembra davvero... Attenzione, l'1-2, molto bello il tentativo dentro da parte di Pasmashny. Sarà ancora corner per il Krasnodar, che adesso prova a stringere i tempi, prova a pareggiare questa partita dopo il gol del vantaggio di Barry. Mancano 5 minuti alla fine del primo tempo, abbiamo superato il quarto d'ora, 1-0 United, decide Barry. Ma Krasnodar preme. Pallone all'indietro di Mikadze, dentro per il tentativo di prima intenzione, con il pallone che termina fuori però. Momento adesso di relax in campo, ritmi sostenuti per questi primi 16 minuti. Adesso il pallone per il numero 4, Molarti, fermato. Rimessa per Gert, pallone in avanti, attenzione con un fallo però visto dall'arbitro. In realtà è controfallo, è battuta male la rimessa. United che adesso però non riesce più a creare le occasioni nella prima parte di gara, adesso ci prova ma la difesa del Krasnodar è ben munita. Qui c'era un fallo, allora attenzione alla punizione per gli inglesi. Qui il livello è più omogeneo rispetto a prima, dove abbiamo visto tanti errori, tante occasioni, tanto movimento. Qui le squadre sembrano un po' più ordinate. Punizione allora per il Manchester United sul pallone numero 3, William Johnson, numero 6, Finlay McAllister. Vedremo chi andrà a calciare. La prima volta che lo United ottiene una punizione, qui va Jones direttamente in porta, la barriera del Krasnodar, poi però il pallone è buono per Leather Williams, il numero 10. Giocatore a terra, attenzione, no, tutto a posto. Adesso il pallone dentro, non riesce ad agganciarlo il numero 4, Molarti, che poi prova McLarty. Non può arrivarci Golubkiov, giocatori dello United decisamente più veloci. Attenzione a Missin, Ashton Missin riesce a toccare proprio per Leather Williams. All'indietro per McAllister. Il pallone dentro per Missin, forse era calcio di punizione, dice di aver preso la palla il numero 7 Gert, ma in effetti... No, abbastanza fallo, netto. Fallo sembrava netto. United che adesso si è riportato un po' più in avanti, ha avuto una parte centrale di sofferenza nel primo tempo. Partita che si mantiene incerta, si mantiene indecifrabile. Ancora sul pallone il numero 3, William Jones. Vedremo se proverà direttamente a calciare in porta. Prima ha colpito la barriera, però sembra lui il deputato su tutte le punizioni, soluzione probabilmente di potenza di questo giocatore, anche molto alto fisicamente. Ecco qui Jones, ancora barriera, poi McAllister, ancora Jones. Pallone dentro dove non può raggiungere la palla McLarty. Un intervento in anticipo da parte di Beadle col pallone che termina direttamente sul fondo. E allora Barowski subito a rimettere in gioco con il tocco per Pasmashny, fermato però dal recupero di Leather Williams, che però perde il contatto con il pallone. Allora ancora Pasmashny per Birukov. Pasmashny viene fermato molto bene da McAllister, a sua volta fermato. Allora Gert dentro per Pasmashny, bravissimo nell'intervento William Jones, addirittura si concede una finta, poi pallone in profondità a cercare e trovare il numero 4 McLarty.
che va a sfidare nell'uno contro uno Cherashkin. Lo ferma il numero 57 del Krasnodar. Ultimi secondi del primo tempo, abbiamo superato il ventesimo, tra qualche istante l'arbitro fischierà l'intervallo. Ancora McClarty. Fuori gioco. Segnalazione di fuori gioco da parte del guardaline. E allora, non è facile vedere dei fuori gioco a livello di 2006, più casualità che organizzazione evidentemente. Krasnodar che può impostare l'ultima azione del suo primo tempo probabilmente, vediamo se concederà qualche recupero. Zarubin con il numero 51. Ora con Glovatsky dietro per ancora Zarubin, poi numero 57 Cherashkin. Pallone in avanti, ferma tutto Jones, che poi va a cercare in profondità il movimento di McClarty, che prende benissimo la posizione. Fallo netto, punizione per lo United. Bellissimo movimento di McClarty, che ha proprio fatto valere il suo fisico. Questo è un movimento di categoria superiore ai pulcini. Jones questa volta lascia la battuta. Il pallone dentro, ancora McClarty, prova la conclusione di testa, la parata di Barovsky. Ricomincia il Krasnodar, controllo un po', forse con una mano, attenzione al tentativo di Pasmashny. Ancora lui lotta su questo pallone, in qualche modo da terra. Molto bravo il numero 5 Missin. Eh sì, va all'intervallo. Dopo un minuto e 50 di recupero, se il nostro cronometro non si è sbagliato, 1-0 United con grande ordine però da entrambe le parti. La partita è interessante, meno magari scintillante del precedente, ma abbiamo ammirato i colpi di Konadu, giocate raffinate. Qui c'è più ordine, c'è più organizzazione. Krasnodar ha sfiorato il pareggio con la traversa colpita su punizione. Il Manchester United ha fatto valere specialmente un buon inizio con Barry, che decide fin qui col suo destro. Adesso ricordiamo anche il prossimo programma, direi Lazio-Benfica a seguire, partita che vale per il gruppo A, dove abbiamo già visto la vittoria dell'Ajax sul Lugano. Sarà anche l'esordio, la squadra italiana che qui è seguita da moltissimi tifosi, naturalmente il fatto di giocare in Italia fa sì che gran parte del pubblico sia simpatizzi per la Lazio, che giocherà con una curiosa maglia gialla. Il programma della mattinata si concluderà con Malaga Curver Selection, poi tutti a pranzo e ci vediamo nel pomeriggio. E intanto è tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Abbiamo sul pallone i bambini del Krasnodar, che stanno perdendo 1-0, non demeritando però. Sono andati anche molto vicini al pareggio con la traversa colpita dal numero 65 Golubkov. Golubkov che abbiamo definito il Giovinco di questo Krasnodar, anche se Giovinco gioca negli Stati Uniti, anzi in Canada, qui siamo da tutt'altra parte. Arshavin potremmo dire, per un giocatore di caratteristiche è vero, simili, anche se un po' sparito dai radar. Intanto Missing riesce a trovare un buon pallone per Fitzgerald, ancora il numero 14 riesce a toccare il pallone all'indietro. Viene fermato però McClarty, senza fallo secondo l'arbitro, ancora McClarty. Pallone in rimessa laterale in favore del Krasnodar. E il Manchester che adesso è disposto in maniera più difensiva, pur avendo pochi anni, 10 anni, comunque
questi bambini evidentemente hanno anche cognizioni di tattica, di organizzazione in campo, cosa fare in vantaggio, cosa fare in svantaggio, insomma non sono certamente gli sprovveduti, nonostante siano ancora all'inizio della loro, speriamo, lunga e luminosa carriera da calciatori. Tanto Gert a cercare Golubkov, viene fermato però adesso da Nihal. Ancora Golubkov, un buon dribbling, tutto mancino, numero 65. Ora il pallone per il numero 18, Glowacki, viene fermato però da McLarty che riparte. Una spinta qui del fallosissimo Kurovski. Deve un po' disciplinarsi questo giocatore, che fisicamente è il più dotato dei suoi, però insomma un po' irruento ancora. Qui Golubkov, gran gioco di gambe, si libera di due avversari, poi Glowacki, pallone per il numero 7 Gert, ancora Golubkov, cercano tutti i 65, è bravissimo però Nissing, che è alto come Golubkov e quindi arriva nel passo breve. Sì, poi se non sbaglio Golubkov è anche uno dei pochi che non è neanche uscito, quindi ha giocato l'intero primo tempo e adesso di nuovo in campo nel secondo, vuol dire anche una struttura fisica, nonostante sia piccolino, però di grande resistenza, insomma giocatore chiave del Krasnodar evidentemente. Qui c'è il fallo da parte di Cherashkin, punizione per il Manchester United, con Jones, devo dire che tra i difensori visti in queste prime due partite è certamente quello più interessante, non soltanto perché svetta sugli avversari, ma anche perché pare essere proprio il leader da dietro del Manchester United, è quello che imposta le azioni, tira anche le punizioni, insomma i compagni riconoscono una certa leadership. Attenzione Fitzgerald va con il destro in porta, c'è la parata sicura di Baroschi. Gert dentro per il solito Golubkov, che gira occhi chiusi trovando bene Koruski. Ancora Golubkov viene a prendersi il pallone addirittura in mezzo al campo, fallo di Barry, i due migliori giocatori probabilmente delle due squadre. Saltato nettamente qui Barry, l'ha fatto passare la palla di lato rapidissimo Golubkov. Pavel Golubkov, numero 65, abbiamo già detto in passato di questa curiosa numerazione di molti giocatori del Krasnodar. Ieri, scherzando, uno dei tecnici del Krasnodar ha detto che forse 6 più 5 è un riferimento all'11. È stato giù proprio Golubkov, che è stato colpito sullo stinco, direi, da Barry, che è lì, vedete, una bella scena lì accanto, in piedi, anche un po' preoccupato, con le mani sui fianchi, Barry che è il primo a sincerarsi delle condizioni dell'avversario. Non sembra essere nulla di grave, in realtà solo un po' di spray per Golubkov, che adesso si è rimesso in piedi. Anche una sosta che male non fa, visto il caldo, visto la temperatura che si alza sempre di più, sono le 10:30, il sole ormai alto su Caorle, sullo stadio Chiggiato. Nel pomeriggio un bagno per tutti, immagino, ci sono le piscine, c'è il mare. Intanto però si gioca pallone, qui viene fermato il numero 9 Pasmashny, ricomincia lo United, Barry cerca un numero, ha capito tutto però Gert. Ancora Gert sul passaggio così di Zarubin, riesce ad arrivarci, evitare la rimessa laterale, però United ancora in possesso, attenzione. Barry, pallone per Ashton Missin, che perde palla, Jones recupera. Non è uscito. È una situazione per il numero 7 del Krasnodar, Gert, terzino destro, se così si può dire, in una squadra di 7 giocatori, che ha già messo in mostra un paio di recuperi niente male su passaggi leggermente lunghi dei compagni, si è prodotto in un paio di scivolate all'altezza della linea laterale che hanno davvero esaltato le sue doti fisiche e atletiche. Adesso ancora il possesso per Cherashkin, Barry recupera benissimo, ancora Barry va in profondità a cercare il movimento di Fitzgerald, che rincorre questo pallone, senza successo però perché va a finire fuori dal campo, allora la rimessa è per il portiere Baroschi, che aveva già recuperato un pallone, adesso ce ne sono due in campo, ne allontana uno Glowacki, si riparte allora di nuovo da Baroschi.
si alza anche il tifo sulle tribune per il Krasnodar. Dicevi tu, Giuseppe, giustamente che sono arrivati in tanti da Roma, ma sono in tanti anche i tifosi del Krasnodar. Sì, c'erano moltissimi russi. Il Krasnodar è una delle squadre che insieme a Lugano si è occupata dell'organizzazione di questo torneo. Ci sono molti russi anche sugli spalti con bandiere, una cornice degna di un torneo quantomeno primavera. Adesso il tentativo direttamente in porta di Gert. Ashton Missing va abbastanza cattivo su numero 51 Zarubin, in ritardo Missing che si fa anche male però. Sì, non è stata una volta tanto il numero 9 trarre duro sugli avversari, cioè Krasnodar ha una certa personalità, non ha timori e naturalmente la situazione di svantaggio esalta anche un po', diciamo, la tra mille virgolette la cattiveria, ma ovviamente cattiveria agonistica per recuperare il risultato. Ricordiamo comunque che anche nel caso si piazzassero terze o quarte, le squadre giocheranno tutte 5 partite a testa in base alla posizione nel girone semifinali nel pomeriggio di domani e poi le finali domenica mattina dal settimo, quinto, terzo e primo posto e poi la premiazione domenica prima di pranzo. Attenzione ancora al tentativo da parte di Glovatsky. Gert salta un uomo, il pallone ancora per Glovatsky, si ferma proprio al limite dell'area di rigore. Adesso Pasmini riesce a mettere al centro, bravissimo nell'intervento Campbell perché il pallone era diretto sulla testa di Pasmini. Adesso il tentativo è di Cerashkin, area di rigore, messo giù, lascia proseguire, poi il destro vincente e arriva il gol del pareggio. Grazie al numero 9, Pas Mashni. Questa esultanza da Premier League, lasciandoci scivolare sull'erba, il numero 9 Pas Mashni, che nel primo tempo si era distinto per qualche entrata un po' sopra le righe. Gran bella palla di destro messa a scavalcare il portiere dello United. 1-1, giusto così mi sembra di poter dire per il Krasnodar. A terra intanto il numero 57 Cerkassy, che era stato messo giù in area di rigore, ha lasciato proseguire l'arbitro, ha fatto bene perché Pas Mashni ha segnato un gol strepitoso, la palla non rimbalzava neanche benissimo, grande coordinazione, non è facile a questa età dove appunto si impara prima a coordinarsi e poi eventualmente. Infatti c'è stato anche un rimbalzo irregolare al momento del tiro che non ha comunque creato grossi problemi a Pasmashni. 1-1, potrebbe esserci il primo pareggio anche se manca ancora oltre metà tempo per questa partita che, come si nota anche dal punteggio, è un punteggio da adulti, no? Questo 1-1 che sottolinea il grande equilibrio in campo, una partita molto interessante. Jones allarga il gioco dove prova a partire ma perde palla il numero 4 McLarty. Anzi, era il numero 11 Beadle. Ora Pasmashni non riesce a controllare. Fitzgerald. Tanto sugli spalti sale l'attesa per l'esordio della Lazio. Si sono riempiti gli spalti del Chiggiato con tanta gente, tanti probabilmente anche tifosi. Sentiamo anche tifosi con uno spiccato accento romano e quindi probabilmente salirà il clima nei prossimi minuti. Il pallone per Nehal. Ancora il numero 7 Evans. E poi mette fuori con il numero 51 Zarubi. Rimessa laterale per lo United. Qui prova ad andare via Fitzgerald, fermato però. United che adesso si è riportato in avanti, è da qualche minuto che non si faceva vedere, praticamente dalla metà del primo tempo che aveva un po' ridotto le sue azioni d'attacco, adesso invece gli inglesi cercano di riportarsi in vantaggio. Atteggiamento quasi da partita adulta, vai in vantaggio, ti difendi, magari subisci il pareggio e ti riporti avanti, non c'è, diciamo, un buttarsi avanti sempre e comunque, ma c'è anche strategia, c'è
gestione delle energie anche. Barry va dentro, ma sul primo palo libera molto bene Birukov. Poi Jones a rimettere dentro questo pallone verso Leo Graham, pescato però in posizione di offside. Glovatsky ci riprova il Krasnodar con Birukov. Il pallone buono per Gert, dentro per numero 57 Cherashkin, fermato però. Allora il bel numero da parte di Jones, abbiamo parlato come uno dei migliori difensori visti in queste prime due partite, numero 3 William Jones. Il pallone però è per lo United. Adesso sono un po' stanche le squadre, adesso tante pause, ci si mette un po' per battere le rimesse, perché insomma il caldo, il sole a questa età in particolare non è facile da gestire. Comunque intanto c'è un cambio anche nello United, o forse una... Esce Biddle. No, sì, c'è un cambio, esatto. Pallone adesso è per McLarty. Tentativo, attenzione con Nehal, e l'uscita perfetta. Bravissimo. Da parte di Barovsky. Bravissimo Barovsky, un'uscita davvero impeccabile, uscita bassa sul pallone, grande intervento del portiere russo. Pasmashny prova a far male ancora lo United, tutto di suola, va via Jones che però in scivolata lo ferma, pulito l'intervento da parte di Jones, anzi no, calcio di punizione secondo l'arbitro. Sembrava essere intervenuto comunque sul pallone Jones. Cresciuto molto Pasmashny, ora che è uscito Golubkov è stato lui a prendere la leadership in attacco del Krasnodar. Adesso vediamo chi batte le punizioni senza Golubkov. Sarà Birukov. Birukov, no. Anzi no. Va proprio Pasmashny. Palla dentro di Pasmashny, non ci arriva Birukov. Beh, diciamo che non brilla per altezza e Krasnodar, un pallone cross secondo palo non è esattamente la soluzione più logica. Comunque United che si salva. Adesso McAllister, pallone ancora buono per il Krasnodar, poi però lo perde e allora ricomincia lo United in avanti, dove però c'è in vantaggio il numero 51 Zarubin. Palla buona ancora per lo United, ma è rimessa laterale. Barry, tocco largo per McAllister, che è bravissimo ad andare via al numero 15 Mikadze, poi viene fermato però dal 18 Glovatsky. Avete visto dietro di voi le maglie rosse, non erano quelle dello United ma quelle del Benfica. Prossima partita Benfica-Lazio. Intanto McLarty per questo calcio di punizione. Eccoli i bambini della Lazio, maglia gialla e pantaloncini blu. Intanto Jones, largo per Mohamed Nehal. Se fosse una partita tra grandi direi che le squadre si stanno un po' accontentando nel pareggio, in realtà probabilmente sono solo stanchissimi e non riescono più a essere lucidi nell'azione. 5 minuti alla fine, 1-1, direi giusto fin qui. Jones, Pasmashny ancora forza per andare a recuperare questo pallone, va a sfidare lo stesso Jones che però si frappone tra Pasmashny e pallone, riesce a recuperarlo e poi darlo all'indietro per Harry Campbell. Da un buon rinvio, attenzione adesso alla possibilità per lo United con Fitzgerald che insegue e toglie il pallone dai piedi di Zarubin, ma la rimessa per il Krasnodar. Bella giocata qui di Zarubin che era in svantaggio sul lancio lungo, ha fatto una gran corsa, è arrivato in anticipo. Bell'intervento del numero 51 del Krasnodar. Ora è bravissimo a recuperare palla Birukov, subisce anche il fallo. Pasmashny anticipato da Jones che rischia anche di mettere in difficoltà Campbell. Sarà calcio d'angolo per il Krasnodar. È il Krasnodar che cerca con più
insistenza i tre punti, United che sembra averne un po' di meno, hanno andato molto nella prima parte del primo tempo, poi sono un po' spenti, specialmente in attacco, dove Barry e Graham, che avevano fatto benissimo nei primi 10 minuti, sono un po' calati. Adesso è Pashmashni che chiama lo schema, braccio alzato per il numero 9. Dentro Pashmashni, non ci arriva ancora una volta nessuno, ma va al recupero del pallone Gert, non riesce a tenerlo in campo, pallone che è uscito, rimessa per lo United. McAllister chiede palla, Gert non gliela dà anche perché deve andare a recuperare la posizione in difesa. Birukov bravo nell'anticipo per numero 19 Kurovski, recupera il pallone McLarty, va a sfidare Birukov, lo ferma in scivolata, voleva palla Barry, si lamenta con il suo compagno di squadra, la rimessa comunque per lo United. Grande animosità del giocatore dello United, che si è accorto evidentemente che i suoi compagni sono un po' stanchi, stava chiamando un movimento, un passaggio, però adesso mancano 3 minuti e non si può pretendere troppo alle 11 del mattino del 24 giugno. Ancora McAllister, buona la sua discesa sulla destra, palla dentro, ferma tutto il Krasnodar che prova a ricominciare, però Barry, arriva lui Barry con il destro, pallone alto sopra la traversa, ha provato la conclusione individuale Barry. Sì, ancora una volta Barry prova robe difficili, un destro dalla distanza di sicuro effetto come conclusione, anche se poi la palla è finita alta, però so, non mancano i colpi a questo numero 7 dello United. Zarubin allarga per Gert, fermato dall'intervento di Ashton Missing, e qui a mio avviso il calcio di punizione era per lo United e non viceversa, perché Missing è arrivato per primo sul pallone e Gert in ritardo sul numero 5 dello United. Ancora un tentativo da parte di Kurovski, viene fermato. 2 minuti alla fine, non ci sono, no, la partita è finita.